Mancano pochi giorni allo scoccare del nuovo anno, ma quante cose sono cambiate, si sono evolute in questi ultimi tempi, specialmente nella tecnologia. Vedi internet, ad esempio. Beh, è proprio per questo che il nostro prossimo ospite, dopo l'esperienza universitaria, ha deciso di aprire un blog su regolamentazione, controllo e censura di internet. Il blog si chiama laretengabbia.net. Noi diamo il benvenuto ad un caro amico che è Marco Ciaffone. Ciao Marco, buongiorno. Ciao. Buongiorno a tutti. Benvenuto a bordo del nostro aereo. Grazie a voi di avermi invitato. Quando nasce internet? Internet, diciamo che ha un progenitore che si chiama ARPANET, è un progetto ARPANET sì. È un progetto del Dipartimento della Difesa statunitense del 1969, sì. Che diventa internet soltanto negli anni successivi. Tre anni dopo la sua nascita, però, nasce quello che è la mail, che è il principale strumento di comunicazione che utilizziamo su internet e che ha dato da subito l'idea, con la sua diffusione, di quanto ci piace chiacchierare su internet. Quindi la mail nasce nel 1972. E ne ha fatta di strada da allora ad oggi. Se pensiamo che l'anno scorso sono state inviate 107 mila miliardi di mail, una media giornaliera di 294 miliardi, una cosa spaventosa. E dunque dal 72 al 77, un piccolo balzo, si creano le prime reti telematiche amatoriali per arrivare al 1991. Il 1991 segna la nascita del World Wide Web. Sarebbe il www, il famoso www.paolonotari.it. Esatto, esatto, quello è lì. Questo www, che è la ragnatela che abbraccia tutto il mondo, è una straordinaria invenzione del signor Tim Berners-Lee, a cui credo andrebbe attribuito un Nobel, perché ce l'ha regalato, non ha voluto nulla in cambio e ce l'ha regalato, e ci permette tutti i giorni poi di stare dentro questo enorme flusso di informazioni che ci circonda un po' su tantissime piattaforme, che sono i blog, che è il nuovo arrivato Facebook e Twitter e tutto questo tipo di grande comunicazione che si crea online e ci circonda. Senti, e tra quanto avremo una rete matura? Noi ancora, noi neofiti, abbiamo qualche problema di qualcosa che va un po' più lentamente, quell'altro che ci crea un problema. È colpa nostra, oppure tra quanto avremo una rete davvero forte, Io spero il prima possibile. Appunto, spero che questo nuovo governo ci dia una banda larga che sia degna di questo nome, perché diciamo che veniamo da anni di assoluta noncuranza di quelle che sono le esigenze di chi magari vuole caricare un video su YouTube piuttosto che mandare una foto su Facebook, farlo con uno smartphone, e si trova con quella barra blu o quelle percentuali che avanzano lentamente e ci irritano. Senti Marco, ma visto che io, sto sempre al telefono, ma non sacco, e ricevo un sacco di SMS, il primo è vero, SMS, non sì è vero, non c'ho voglia, a te non ti rispondo mai. Non rispondo mai. Il primo, chi lo ha inviato? Quando è stato inviato il primo SMS? Il primo SMS è stato inviato il 3 dicembre del 1992. In realtà è stato inviato da un computer a un cellulare su una rete GSM. E una curiosità, visto che siamo in periodo natalizio, c'era scritto Merry Christmas. Merry Christmas! Hai capito? E allora Merry Christmas a tutti voi, grazie a Marco Ciaffone per averci internetizzato. Un buon anno anche a te. Anche a voi, grazie mille.